bouillon de tartarou, vol-au-vent à la crémerie, potage de petit pois, soufflé de fromage. Rigatoni. Ah! No, i rigatoni li prendiamo dopo, più tardi, eh? Invece prima possiamo iniziare con un po' di caviale, del salmone affumicato, dell'anatra all'arancia, del patè, cocktail di scampi. Mm? E da bere? Medoc 78. Hai visto che prezzi? Uè, non perde la testa, dai, sponsorizzo io, no? Prego. Oh, Karen, it's fantastic! My, it's so pretty! Oh, it's wonderful! Sure! Uè. Hai visto quelle due là? Thank you. Le signore desiderano. Commestibili. Ci stanno. Le galline ci stanno. Come ci stanno se non ci guardano nemmeno? Non ci guardano per farci capire che ci stanno. Non ti spizio? Signore? Due bottiglie di champagne. Una per noi e una per le occhette, laggiù. Subito, signore. Costa 150.000 lire la bottiglia. Lo faccio io il gesto, dai, non preoccuparti, stai sereno. Mangia e bevi alla mia salute, su. Potevi anche scrivervi qualche volta, no? Ma non ti ho mai scritto, strano. 5 anni fa, una cartolina da Porto Azzurro. Porto Azzurro, porca miseria. Al mare. È stato mio amico, insomma un mio amico, un conoscente, un giudice. Ha voluto a tutti i costi che io andassi là, 6 mesi ho fatto. Praticamente è passato lì tutta l'estate. Eh no, l'inverno. Come mai d'inverno? Dai, su, non romper le balle con le domande. Deglutisci. Manderò anche te a Porto Azzurro. Sei contento? D'estate però voglio andare. Da parte di quei due signori là. Oh, thank you! Oh, yes! Mm. Oh. Hi there! Ingerisci qualcos'altro? No, no, io no, grazie. Lampadina, gradirei una Macedonia. Un pranzo così non me lo sarei mai potuto permettere. Costerà 1 milione, come il mio stipendio. Dai, smettila di fare discussioni davanti al lampione. Mi togli anche il piacere di offrirti il pranzo. Un po' di stile, no? Adesso stai ben attento a quello che è capace di fare tuo fratello. E non fare quella faccia da subacqueo. Ehi, para! Altrimenti ti recido la carotide, hai capito? Guarda qui, tartarughina. Che schifo. Per la gioia di grandi e piccini. Camillo Benso, venga subito qui, è uno scandalo. Che succede? Guardi, signore, che cosa c'è nella Macedonia. Una tartaruga, come mai? Come mai lo deve sapere lei? In un locale di prima categoria con 2 stelle. Guardi che schifo, mi viene da vomitare. Ne parlerò tutto a Milano, scriverò a Bonassisi, alla guida Michelin. Ne seguirà uno sputtanamento totale, vero? Signore, la prego, non gridi. Si calmi. Guardi, lasciamo perdere, mi dica quanto devo e noi ce ne andiamo. No, signore, lei è nostro ospite, non deve assolutamente pagare niente. Allora, aggiunga anche il conto di quelle due signorine là. E tu, della mancia, spilorcio. E lei è stato fortunato a trovare un tipo come me, come questo coccodrillo. No, se no, no, succedeva, grazie, un casino. Signore, grazie, andiamo. Uè, qui davanti con Toshiro Mifune tutto bene. Lì dietro come va? E mi mette la lingua nell'orecchio. E allora? Mi lecca l'orecchio. Dille qualcosa di molto spinto. Ferrari Turbo? Come sei volgare. Racconta la tua vita spericolata. Parlale delle inalazioni. Ma non capisci l'italiano? Allora datti da fare, dai, smaneggia. Presentagli il Black & Decker. Io qui davanti ho già messo le mani sulla scatola nera. Your ear is better than an ice cream. Che bel ginocchio che ha, signorina. Anche l'appendicite è bellissima. Complimenti, è un'operazione riuscita coi baffi. Io una volta conoscevo una lavandaia che aveva un ginocchio grande così. Basta con la violenza negli stadi. Cosa succede lì dietro? Non lo so. È cambiato il tempo. Accendi gli antinebbia. Uè, pipistrello, mettiti gli occhiali. Toshiro, reggiti agli appositi sostegni. Perché è così forte? Perché il brivido della velocità fa libidire le donne. Zucca! Un momento, è rosso, è rosso. Uè, vai proprio a cercare il pelo nel tuorlo. Dai, non farlo stupido. E se sono vietato? Vietato a chi? A chi vietato? Ecco, vedi? Sta arrivando la polizia, passeremo un guaio. Prima ci devono beccare. Quanto fa questa tua carriola? Da casello a casello ho sfiorato i 62, però la casa madre la dà per 95. E allora siamo fregati.
Sono fregato, perché mi daranno una multa e mi sequestreranno l'automobile. Vabbè, stai calmo, ci penserò io. Dai, tu fai quello che stai male. Fa finta di star male. Ma io sto male davvero. Ma allora fai la faccia di quello che sta male. Così sembra che hai vinto tutto il calcio. Dai, buttati indietro e lamentati. Ah, oh, sto male, sto male. Sto male. Le sembra questo il modo di guidare? Mi scusi, signor sceriffo, ma c'è mio fratello che sta malissimo. Ha ingerito della candeggina. Come? Ho bevuto la candeggina? Sì, hai drinkato la candeggina, non te ne sei accorto. Pirla! No. E come mai? È inspiegabile, l'ha scambiata per collirio. E adesso lo sto portando all'ospedale per fargli fare la lavanda gastrica. Va bene, l'accompagniamo noi. Vi seguirò come un'ombra. Andiamo. Non voglio andare all'ospedale. Ci devi andare, altrimenti ti schiafferanno in galera per simulazione. E io morirò di crepacuore. Chi è? Che gli è successo? È uno che ha ingerito della candeggina, dottore. Ah. E di questa candeggina, allora, quanta ne ha ingerita? Ma un paio di litri. Come un paio di litri? Avevo sete. E adesso come si sente? Un gran senso di pulito. Ciao, eh? E comportati da uomo. Ciao, ciao. Se mi telefonasse qualcuno, non ci sono.